Questa mozione che abbiamo presentato è una mozione molto importante perché ricade in un territorio particolare che è quello del Municipio Decimo. E sapete che è un territorio che ha delle esigenze particolari anche perché ha sofferto quello che abbiamo appreso dalle cronache, ovvero in questo momento è anche un municipio sciolto per mafia, è un municipio dove c'è un prefetto che porta avanti dei lavori sostituendo la giunta municipale ma anche il presidente del municipio. E devo dire che in questi giorni, essendo stato sul territorio, avendo parlato anche con associazioni, comitati, la necessità e anche la mancanza di una parte politica si è fatta sentire, questo senza nulla togliere al prefetto che sta facendo il suo lavoro, ma di fatto poi l'interlocutore politico è sempre importante all'interno dell'istituzione, specialmente in un territorio come quello del Municipio Decimo che ha quasi 300.000 abitanti. Il problema del servizio in questione è un problema molto particolare, ogni volta per un motivo o per l'altro in quasi tutte le amministrazioni, perlomeno per quello che posso ricordare, questo servizio di assistenza alle persone disabili per un motivo o per l'altro parte sempre in ritardo. Adesso in alcuni casi, come comunque è successo ultimamente, si verifica una grossa carenza di risorse appunto per supportare il servizio. Chiedo cortesemente dal pubblico di fare silenzio. Nel documento, prego consigliere, continui. Grazie. Chiediamo all'assessore competente. Grazie. Io, se potessi essere per tornare alla mozione, il documento chiede, impegna l'assessore ad attivarsi presso gli uffici competenti affinché vengano espletate con sollecitudine, difatti qui lo ribadiamo all'interno del documento, le azioni e le procedure previste per l'espletamento del servizio stesso. Credo che un'attenzione particolare al mondo della disabilità e alle persone che comunque hanno il bisogno del supporto sia di quest'Aula ma delle istituzioni sia dovuta. E in questo caso, proprio per i precedenti e quello che è successo ultimamente, l'abbiamo appreso dai giornali, ovvero i ritardi che ci sono stati per questo servizio, hanno fatto sì che questo gruppo e i firmatari di questa mozione decidesse di presentarla. E lo riteniamo un atto importante e per questo l'abbiamo sottoscritto e chiediamo all'Aula di volerlo votare. Grazie Presidente.